Ciao ragazzi, siamo nello stand Samsung a provare il Galaxy S5. Vediamo velocemente le novità. Questa appunto è l'interfaccia Android classica di Samsung, leggermente modificata. Abbiamo anche una modalità semplificata per i bambini che si può attivare quando questi utilizzano il telefono. Il design è molto simile a quello dell'S4, cambia sul retro un po', vediamo questi forellini. L'S5 è disponibile in 4 versioni, schermo da 5.1 pollici Full HD Super AMOLED, processore quad core da 2.5 GHz AP, USB 3.0, Bluetooth 4.0 e una batteria da 2800 mAh che ha già un'autonomia dichiarata piuttosto soddisfacente, ma che può essere estesa, diciamo, ulteriormente con l'utilizzo di una modalità particolare che, quando il telefono è piuttosto scarico, permette ancora di utilizzarlo per circa 24 ore in standby. Chiaramente un'altra novità importantissima del Galaxy S5 è lo scanner di impronte, che purtroppo non possiamo provare in modo preciso perché è bloccato su questo dispositivo demo, però abbiamo qui il Fingerprint Manager. Come su iPhone inseriamo, poggiamo il dito sul tastone e poi scorriamo verso l'alto e vedete c'è già un'altra impronta digitale registrata. Comunque, scorrendo così in basso e in alto, dovrebbe registrarsi l'impronta per poi sbloccare il telefono, fare pagamenti e altre azioni, quindi un Touch ID, diciamo, come quello dell'iPhone 5S, però con qualche funzioncina in più. Sul retro, oltre alla fotocamera migliorata, che adesso ha un autofocus velocissimo da 0.3 secondi automatico, la funzione HDR migliorata e la possibilità di selezionare il focus, la messa a fuoco dopo aver scattato una foto, abbiamo qui il nuovo sensore che rileva il battito cardiaco. Quindi poggiando il dito sulla fotocamera viene rilevato il nostro battito cardiaco, come accade anche sui nuovi Galaxy Gear che vedremo in un video dedicato. Quindi per il resto appunto abbiamo sempre Android, non c'è come si era ipotizzato un sistema operativo proprietario di Samsung. Questo è il Galaxy S5, magari lo vedremo meglio in un prossimo articolo approfondito.